Giulia De Lellis commenta il ritorno di Bossari e Aida, sono felicissima. Giulia De Lellis parla di Daniele Bossari e Aida Jespica al Grande Fratello VIP. Daniele Bossari e Aida Jespica sono rientrati nella casa e vivranno l'ultima settimana all'interno del reality show di Canale 5 insieme a tutti gli altri concorrenti e finalisti. Di fronte al loro arrivo, gli altri inquilini sono rimasti a dir poco senza parole. Non appena li hanno visti davanti a sé, non sapevano cosa pensare. In ogni caso, Ilary Blasi ha subito comunicato la verità sulla loro finta eliminazione della scorsa settimana. Colei che è stata decretata prima finalista, ha commentato il ritorno dei due attraverso un esclusivo confessionale. Giulia De Lellis sembrerebbe non essere affatto turbata del ritorno in casa del conduttore della venezuelana. La fidanzata di Andrea Damante, anziché preoccuparsi, ha mostrato e dichiarato di essere felice. Grande Fratello VIP, Giulia De Lellis e il ritorno di Bossari e Aida in casa. Giulia De Lellis ha dichiarato di essere felicissima per il ritorno di Daniele Bossari e Aida Jespica. La giovanissima ragazza non è assolutamente rimasta dispiaciuta di fronte allo scherzo del Grande Fratello VIP. La fidanzata di Damante ha preso nel migliore dei modi la notizia. Proprio la settimana scorsa, quando tutti i concorrenti erano ancora convinti che il conduttore e la venezuelana fossero stati eliminati, la De Lellis lasciò a bocca aperta con dichiarazioni inaspettate. La ragazza si rese infatti conto di essere dispiaciuta non solo per la sua amica Jespica, ma anche per Bossari. In tutto ciò, Giulia ha anche raccontato di aver pensato davvero di tutto in quei pochi secondi in cui è rimasta frezzata di fronte a Daniele e Aida. Giulia De Lellis commenta il rientro di Daniele e Aida. La De Lellis ha svelato di aver pensato che Daniele e Aida potevano essere stati ripescati o qualcosa di simile. La giovane si è chiesta anche dove erano stati fino a quel momento. In ogni caso, ora che tutti sanno la verità, gli inquilini della casa più spiata d'Italia si apprestano a vivere la loro ultima settimana nel migliore dei modi.